Francesco, saluta. Salve a tutti, benvenuti a questa diretta del venerdì. Dopo i due giorni di pausa di questa che ci sono stati di queste dirette, perché ovviamente è stato, ho dovuto festeggiare il compleanno del mio piccolo, quindi diciamo c'è stata questa piccola pausa, però ogni tanto le pause fanno pure bene, no? Pause di riflessione. Quindi oggi siamo con il dottor Miceli, che abbiamo avuto già, ho avuto già in precedenza, con l'interessante lezione sull'omocisteina, che ancora tutt'oggi ancora qualcuno mi chiede sull'omocisteina di qualcosa, ma oggi invece la puntata è molto molto interessante, perché parliamo di colesterolo, vedete, un fattore di rischio vascolare, framito. In realtà ovviamente questa è una tematica che interessa, credo, a tutti, perché sul colesterolo c'è un'enorme confusione, quindi è venuta l'ora di fare un po' di chiarezza. Io passerei ricordo brevemente la settimana prossima, perché come ci sarà la dottoressa Livia Emma l'8 giugno, il 10 ci sarà di nuovo Gabriele Guidoni, e il 12 Salvina Favara, diciamo che parlerà delle fermentazioni, anche quello è un discorso interessante. Allora, vedo che siete cresciuti bene in numero, adesso credo che possiamo iniziare. Io innanzitutto ringrazio Mauro Miceli per essere qui la seconda volta, e sicuramente ci sarà anche altre dirette, perché non è che finiscono le dirette. A te, Mauro. Grazie, Francesco. Beh, era naturale che dopo l'intervento che Francesco mi ha fatto fare sulla omocisteina, io ricordai in quell'intervento, dissi a tutti gli utenti che mi ascoltate, è innegabile, quando dissi l'omocisteina, sì, infatti ho visto che avete avuto anche molte visualizzazioni, anche sempre in crescita, però ho detto non si può poi non parlare del problema colesterolo, cioè, allora, perché vogliamo fare un po' di chiarezza sul colesterolo. Per questo ho detto a Francesco, tra mito e realtà. E visto che Francesco, tra l'altro, è diventato dottore in PIMS, proprio la Magna Grecia, ha detto il mito, ci sta tutto detto, no? Proprio. Allora, dunque Francesco, andiamo con la prima slide per capire un po' il meccanismo. Mi aiuterò delle slide, perché voglio proprio entrare anche a livello visivo sulla problematica. Ok, ecco la prima slide. Allora, volevo dire questo problema qui. Quando si parla di colesterolo, si parla di un grasso. Un grasso d'origine animale, della famiglia degli steroli. Vi ricordo che tra l'altro sono presenti anche nelle piante, ma come fitosteroli, che hanno ben altre azioni invece. Invece il colesterolo è d'origine animale. Attenzione, uno si chiede, ma un grasso come fa a circolare nel sangue? Ci pensate. Il nostro sangue è di natura acquosa. Chiamiamola, per modo di dire, acquosa, perché è un colloide, però è acquosa. Quindi, diciamo, idrofilo. Diciamo tendente all'acqua, giustamente costituito da acqua. Come fa un grasso tipo trigliceridi e colesterolo, come fanno ad essere trasportati? Tutto questo è possibile perché ci sono le famose lipoproteine, cioè delle proteine che lo imballano proprio. Dice, te non puoi essere sciolto nell'acqua, perché se non si prende l'acqua ci si mette l'olio o il burro fuso, questo galleggia, lo vedete, e non si solubilizza. Si solubilizza quando uno ci mette un detergente, tipo svelto piatti, eccoci, tanto per ricordare anche una cosa che dopo... Allora come fa? Dice, se non fai questo, come fai a trasportarlo? Meno male sono questi imballaggi delle proteine, che sono chiamate appunto lipoproteine, cioè proteine che trasportano i lipidi o grassi. Altro nome dei grassi sono i lipide. Notare bene che uno dice, se è un imballamento, questa figura, se è imballato, c'è cioè una parte proteica, che proprio favorisce questo, come se fosse il vagone è la proteina, e il trasporto, appunto, le batterie da trasportare in questo treno merci è proprio il colesterolo o i trigliceridi. La parte, diciamo, proteica, la parte si chiama apolipoproteina, che vuol dire la parte proteica non attiva, cioè non lipidica, non grassa.
Mauro, avvicinati un po' al microfono perché non si sente un po', dicono che non si sente un po' bene l'audio. Allora, avvicinati un pochino, ok. Mi sentite meglio così? Ok. Allora, dicevo appunto, la parte diciamo non proteica, siamo appunto il grasso, la parte non proteica, la parte proteica apolipo. Vai avanti, Francesco. Ok. Ecco, vedete, allora quando si parla di colesterolo, in effetti quello che analizziamo nel sangue non è tanto il colesterolo, sono le lipoproteine che trasportano un certo tipo di colesterolo. Ecco perché si chiama LDL, HDL. LDL è quello detto cattivo, ma ora vedremo che non è così vero, e nemmeno HDL. L'HDL invece è quello buono, ma perché? Perché giustamente quando il colesterolo viene assorbito, e vi ricordo una cosa, attenzione, lo sapete che del 100% del pool, dell'insieme di colesterolo che noi abbiamo nel nostro corpo, almeno l'80% lo fa il fegato, e meno del 20% è di origine alimentare. Riflettete, cari signori, su questo aspetto. Attenzione, anche dal punto di vista dietetico. Allora, quando lui viene prodotto, viene assorbito, in qualche maniera viene trasformato, e la parte che si chiama, diciamo, la lipoproteina, questo vagone che lo imballa, in questo caso si chiama LDL quando la trasporta verso i tessuti. Perché il colesterolo serve nei tessuti alle cellule? Cioè, com'è che serve? A tante cose. Pensate, le nostre cellule sono fatte di colesterolo, le membrane, ha un ruolo importantissimo, per non parlare della sintesi, la produzione degli ormoni. Gli ormoni sessuali sono sulla base del colesterolo. Gli ormoni della corticale, dei surreni, cioè i famosi, diciamo così, cortisonici interni, endogeni, sono fatti di colesterolo. Ma tenetevi forte, la vitamina D è fatta di colesterolo. Cioè la base è la struttura del colesterolo. Quando uno dice, sai, prendi il sole d'estate, ma deve avere il colesterolo però, il famoso colestano, se no non lo fai il colesterolo. Quindi il colesterolo è utile. Attenzione, quindi questo LDL lo porta verso i tessuti e quindi lì può avere un'azione benefica, ma vedremo anche in certe condizioni, purtroppo non è sempre così. E deve avere un certo valore, certamente. Poi quando però viene portato indietro dai tessuti verso il fegato per essere poi rielaborato, si chiama, quindi rimosso dai tessuti in eccesso, attenzione, quindi la parte non utilizzata, questo è importante capire, a livello tessutale viene riportata al fegato dall'HDL, l'altro vagone di natura diversa, che uno è stato un intercity, l'altro un regionale, ecco, fate conto, e lo riporta verso il fegato e lo rielabora. Attenzione, quindi c'è questa divisione HDL, LDL, il buono cattivo e il buono. Vai avanti, Francesco. Allora, questa divisione dice, come si chiama il colesterolo non HDL, cioè quello che non è teoricamente buono, attenzione, teoricamente? Si fanno, dice, quando uno va di valori, uno dice, vabbè, come posso sapere io quant'è? No? Semplice. Hai fatto l'analisi, colesterolo totale, meno l'HDL. Ecco perché non ha senso. Oggi, chiedere solo il colesterolo totale non ha veramente senso. È senza senso. Cioè, se io chiedo delle analisi, per fare, per esempio, una valutazione nutrizionale, gli dico, ma la fase che ha fatto nel colesterolo e che mi serve a me qui? Cioè non mi dice nulla sul rischio. Io ho bisogno di sapere intanto l'HDL, poi eventualmente anche i trigliceridi, poi vi dico perché, eventualmente. E qui magari potrebbe essere, Francesco, un nuovo, i trigliceridi. Allora, attenzione, se io levo il totale dal valore dell'HDL, ottengo la parte non, chiamiamola non buona, chiamiamola così, non buona, cioè fatta dall'LDL, il teorico, e l'altra sono VLDL, che sono le sorelle. Le sorelle perché sono quelle che trasportano colesterolo, anche trigliceridi soprattutptutto. Poi c'è un tipo che si chiama IVL, sono quelle di mezzo. Perché uno dice, attenzione, che vuol dire di mezzo? Faccio un esempio. Uno mangia grassi, assorbe anche i trigliceridi. Cioè i grassi, per esempio, qui possono essere vegetali, soprattutto nell'olio d'oliva, concentrato di trigliceridi, ma anche animali, nel burro per esempio, vengano rielaborati dal fegato e a un certo punto questo gli dice, ma che faccio io, rimango così? No, sono trasformati magari col tempo in IDL, vuol dire intermedie,
questi vagoni che trasportano il colesterolo, e poi diventano anche loro LDL, quindi ULD, che vuol dire all'inglese very low, cioè galleggiano, cioè vuol dire che la parte grassa è tanta, o low, sempre galleggiano, sono diciamo interconnessi tra di loro. Invece di l'HDL, high, dall'inglese vuol dire poco grasso, tante proteine, è che la parte teorica buona. Avanti Francesco. Vedete questo qui? Ve l'ho messo per far capire un attimo questo meccanismo, ma rapidamente, per capire, vedete il gioco, le due LDL una volta assorbite hanno una trasformazione in LDL. L'HDL invece, diciamo prodotte dal fegato, hanno invece il ruolo di rimuovere l'eccesso di queste teoriche lipoproteine trasportanti colesterolo non buone, va bene? Facciamo un esempio, se uno ha colesterolo totale di 200 e ha fatto l'HDL del 40, io ho un 160 di colesterolo che non è HDL. Ma come potrebbe essere? Allora, potrebbe essere LDL, ma anche VLDL. Per capire questo ci sarebbe anche un sistema. Io a volte ho fatto a pazienti, dico sempre, fate anche i trigliceridi, perché fino a un certo valore, il valore dei trigliceridi si può levare da questo. Cioè le VLDL, statisticamente parlando, se i trigliceridi non sono elevatissimi, sono un quinto del valore dei trigliceridi. Facciamo un esempio, colesterolo 200, HDL 40, dice vabbè, il resto quindi non buono c'è in 60. Aspetta però, il vero LDL come fai a capirlo? Hai fatto i trigliceridi e magari sono 100 di valore. 100 diviso 5 fa 20. Se te levi quindi 160 a quei 20, ottieni il vero valore dell'LDL, che è 140. Uno dice, mi devo preoccupare? Vediamo, dipende, vediamo. Vado avanti. Sì. Allora, infatti dice, ecco qui, dice, generalmente ci hanno sempre detto, più è basso l'LDL, minore la probabilità di contrarre un evento cardio o cerebrovascolare, ictus, infarti, trombosi profonde, benissimo. Dice, al contrario, diciamo, ecco, quando, ecco, più alti sono invece il rischio, più alto è l'LDL, maggiore il rischio. Allora, ma siamo sicuri, questa è la strada giusta, ho messo io punto interrogativo, ma siamo sicuri veramente di questo? Dice, perché ci fai questa domanda? Lo dico subito perché. Io mi chiedo, ma le popolazioni che vivono tanto, faccio un esempio, le donne dell'Ogliastra, Genna Argento, io donne perché campano più degli uomini, gli uomini campano, dice, è molto giovane, 90 anni, le donne superano spesso i 100. Se andate a vedere cosa mangiano, si mangiano i salumi fatti da loro, i formaggi, ma non hanno punto stress, sera assoluto, la mattina si alzano presto, camminano molto e la sera mangiano veramente presto e poco. E guardate, questa è una caratteristica comune a tutte le popolazioni che campano un sacco di anni, che sia in Andorra, nel Caucaso, nei monti dell'Austria o in Sardegna, tutti hanno lo stesso pattern. Cioè, e indipendentemente dal valore, sapete perché? Perché quando hanno visto i valori statistici, questo colesterolo non era sotto i 200 e nemmeno sotto i 220 di queste donne. E questa, ma tu non lo dicono, non viene divulgata questa cosa. Vai avanti, Francesco. E infatti ci dicono, attenzione, occhio, fino a 200 fa ottimale il colesterolo, ma non dice nulla, comunque vabbè. Ma fino a 240 moderatamente elevato, dipende come è messo. Oltre i 250 sicuramente, vi posso dire che molte donne che campano tanto ce l'hanno oltre i 250 alla grande, ma alla grande, Poi ci hanno detto anche, di conseguenza, se questo è più alto deve essere anche correlato all'LDL, come dicevo prima. Cioè, se ci levate l'HDL, il resto è LDL o VLDL, quindi roba comunque cattiva in teoria. Allora ci hanno detto tutti, attenzione, noi ci fanno che sotto i 100 bisogna stare un momento, sotto i 100 di LDL, ma per chi? Per gli infartuati, forse i post infartuati, non certo per il paziente normale, parliamoci chiaro. Scusami, no, proprio no, non ci sto. Uno, lo dico senza molto critico, dice poi da 101, cioè ci hanno standardizzato, perché la gente, e devo dire purtroppo anche i medici di base, hanno tanti amici medici di base, hanno bisogno di valori codificati, no?
questo arriva fino a qui, questo. Quindi c'è la gente anche comica, mi viene allo studio e mi dice: dottore, c'ho 201. E che se ne frega, gli dico io. E chi se ne frega? Scusami, Francesco, che queste belle espressioni, ma chi se ne frega? Non mi dice nulla. Cioè, potreste avere 180 e morire di infarto lo stesso, perché non è tanto, è la qualità. Lo stile di vita, vedremo che fai. Come lo hai trattato questo colesterolo? Ora lo vediamo subito. Avanti. E infatti, vedete questo lì? Gli studi dicevano: attenzione, più è alto il colesterolo, è maggiore. Sì, ma quale colesterolo? Qual è questo colesterolo coinvolto? Quando facevano questi studi? Dopo l'hanno fatto, ma quando esce uno studio e magari qualche bella azienda ci ha fatto il farmaco, guai a toccare questi studi storici, che si sta parlando di 30-40 anni fa, ne è passata di acqua sotto ponte a livello biomedico. Allora, qual è questo colesterolo veramente? CHD vuol dire il rischio cardiovascolare. Quale colesterolo effettivo? Ecco, intanto, studi successivi hanno detto: calma, ottocale, parliamo dell'LDL. Ah, ecco, e già se ne parla. Ho avuto un bellissimo incontro con i cardiologi di Roma un paio d'anni fa, dove c'era il professor Cioranelli, uscito perché fece un bel lavoro e disse: che questo qui è un grafico che non sa più di niente, non ha senso. Ha senso parlare invece del grafico di rischio dell'LDL, ma quale LDL? Disse. Non uno semplice, l'LDL modificato. Vai avanti, Francesco. Infatti, pensate, un bellissimo studio, non fatto sui giornalino dei piccoli, sul British Medical Journal, cioè uno dei giornali medici che hanno la referenza internazionale, sono questo, il famoso New England americano del Massachusetts, oppure il Lancet, quando lo pubblica lì dice: mamma mia, a livello clinico siamo in top. Sapete cosa ha detto? Oltre un terzo degli eventi cardiovascolari importanti o cerebrovascolari non è dove. Le persone avevano nettamente sotto i 200 di colesterolo totale. Dice: ma com'è possibile? Cioè, c'è gente morta con 160 di colesterolo. Attenzione, avanti, Ma Francesco. poi ti dico anche un'altra cosa, tipo adesso nel Covid, no? In questo periodo hanno ritrovato anche diciamo, nelle persone che si sono aggravate maggiormente anche bassi livelli di colesterolo, no? Quindi attenzione che poi quello che stiamo dicendo è abbastanza collegato con tutto. Perché vedete, addirittura al British Medical Journal cosa ha riportato? Ha detto: guardate, ha fatto un lavoro, come al solito vengano debitamente, no, perché ci sono anche gli scienziati onesti, veramente onesti, che dicono: un momento, una meta-analisi vuol dire un'analisi statistica su pazienti all'altissima, che ha messo più studi insieme. Guardate che il colesterolo LDL non è correlato alla mortalità, se non è di un certo tipo. Hanno suddiviso la cosa. Ma queste cose non vengono divulgate, soprattutto a chi prescrive, attenzione. Io mi sono trovato delle situazioni, per dirti una, Francesco, e tutti voi mi sentite. L'omocisteina, ma sapete perché non la conoscono? Che poi un fattore insieme al colesterolo va a braccetto. Perché non viene divulgata agli informatori, non c'è interesse. E certo, interesse hanno a divulgare una sostanza che viene abbattuta dalle vitamine del gruppo B? Nessuna. Queste sì, invece. Certo che c'è interesse, lo vediamo subito. Quindi ricordatevi, questo studio fatto sul British Medical Journal dice: non c'è correlazione, c'è una correlazione inversa. Cioè non è detto assolutamente che l'infarto l'ictus sia correlato all'LDL. Vediamo perché. Avanti. Eccola, e questa è l'ultima slide. No, no, poi c'è quell'altro, no, sulla. Guardate, questa fissatevela bene, tanto vedo Francesco la mette a disposizione questa anche. Questa è una slide che ho modificato da un lavoro uscito tanti anni fa. E l'ho messa, anzi, l'ho modificata io questa slide, cioè ho fatto la mia, ce l'ho proprio creata. Vedete, colesterolo, attenzione. Uno dice LDL, sì, ma qual è quello che attacca la parete arteriosa? Io ce l'ho messo i fattori. Uno, omocisteina. ROS, sapete cosa sono? I radicali liberi. E poi guardate, una cosa sempre sottovalutata, è che la gente si preoccupa del colesterolo e non si preoccupa della glicemia. Quando vengono a dire: senti, cosa ne pensi di questa analisi? E dico io: male. Sai, io dico: ma la glicemia non ti preoccupa, che ce l'hai 120?
Vabbè, la glicemia 120, ma come ti preoccupa? Guarda che è quella che andrà a romperti le scatole poi ai vasi sanguigni, prima del colesterolo. È quella spesso. Perché Ma quella cosa. poi Mauro, penso che anche a livello biochimico, proprio l'insulina che induce l'idrossimetilcoareduttasi a livello epatico a produrre colesterolo. Noi produciamo più Esattamente. colesterolo endogeno che non quello esogeno, anzi, quell'esogeno dovrebbe essere quello che inibisce per feedback negativo quello che produciamo di più a livello epatico. Quindi noi tutta sta paura, ecco, poi ne parleremo delle uova, tutte le paure delle uova. Le uova, Oh, io diciamo che bravo, sono anticolesterolo, perché bravo. Ah, praticamente bravo. poi. Bravissimo, Francesco, grazie, mi ha piaciuto, guarda, perché volevo arrivare a quello lì. Allora, intanto la gente si preoccupa del colesterolo e, ma io dico, ma scusami, quando la gente dice, c'è gente che, vi dico una cosa, Francesco ha toccato un punto importante, vi ripeto, colesterolo, per l'80%, anche l'85% è endogeno, prodotto dal fegato. Vi ricordo che è uno dei costituenti fondamentali della bile. La bile è quella che scioglie i grassi, e se non ci fossero gli esteri del colesterolo, non farebbe niente i sali biliari. Quindi attenzione, quindi alla bella, che poi vengono riassorbiti, c'è tutto un ricircolo. Ora io dico questo, il colesterolo quando c'è, e certo se ce l'hai più alto non è bene, ma come vi spiegate persone ce l'hanno, la famosa ipercolesterolo, vuol dire aumento del colesterolo nel sangue genetico, campano 100 anni? Dipende dallo stile di vita che fanno, non fumano, mangiano bene, fanno sport. Il 280 e magari c'è anche un 180 sicuro di LDL, non è modificato, cioè guardate, né ossidato dai radicali liberi, magari quello non fuma, non fa magari sport anche sfrenati, perché prima ha fatto in maniera intelligente la prescrizione sportiva e l'attività, soprattutto tiene la glicemia sotto controllo, come diceva giustamente Francesco, l'insulina in risposta a un pasto iperglicemico continuo, va a stimolare proprio un enzima, una proteina, che a livello della sintesi del fegato produce più colesterolo. Guardate la connessione tra zuccheri e colesterolo che è clamorosa. Non solo, un eccesso proprio anche di zucchero favorisce la costruzione del colesterolo per motivi strutturali. Allora, poi dice l'omocisteina. Perché vi dico questo? Come dicevo l'altra volta l'omocisteina a braccetto. Vi invece vedere che l'omocisteina, quando è in eccesso, si trasforma in un prodotto che si chiama tiolattonato. E questo prodotto sapete cosa fa? Modifica il colesterolo LDL. Quindi i ROS, la glicemia in eccesso perché forma questi prodotti che si chiamano di glicazione. Sapete cosa sono? È come quando voi mettete, fate conto, lo zucchero con l'acqua lo dimenticate sul fornello e diventa nero, il caramello proprio, il bruciato. Questo succede quando c'è un'esposizione continua allo zucchero e tutta questa roba va a modificare il colesterolo. E in ultima analisi, e sapete qual è l'evento clamoroso? Il colesterolo modificato viene inglobato dalle cellule speciali che avrebbero una funzione importantissima, che sono i macrofagi, ma che nelle arterie, quando modificati, attivati, questi sparano una serie di sostanze infiammatorie e coinvolte dal punto di vista immunologico, cioè immunitario, che non avete idea. Sono i vettori veramente dell'inizio dell'aterosclerosi. Quindi attenzione, quando una persona mi dice, ma io l'ho visto, stava bene fino a ieri l'altro. Io sempre pensava di stare bene, se è morto di infarto è dovuto a tutti questi fattori che sono partiti dalla bellezza di 35 anni prima. Perché quando i medici e i miei amici, i medici di base, vi faccio vedere il testo di fisiologia di fisiopatologia del Rubin, e gli dico, caro amico, guarda qua, che me ne dici di questo? Cioè, famosa slide, la figura famosa fatta da un cardiologo famoso, insomma, Sherry negli anni 90, che faceva vedere ci volevano dei 35-40 anni perché si rompesse la placca. Allora, mi dite voi, se uno ha 60 anni e passa, ha le arterie pulite, chi se ne frega del colesterolo? Chi se ne frega? Ma quello se non ha No, problemi. no, aggiungiamo questa cosa qua che hai detto, che è bella vederla a video per chi ci sta seguendo, che tutti sfatiamo questo mito che la placca è di colesterolo, che poi il colesterolo eventualmente si ci può depositare se si forma una lesione, come vedete giù, si può depositare poi alla fine, ma non è
non è sfatiamo il mito che il colesterolo formi la placca, proprio la placca è costituita da colesterolo. È una lesione, come c'è scritto qua giù, no? nella slide, che è veramente fatta molto chiara. E poi volevo aggiungere una cosa sull'LDL, che poi non so, in America lo credo che siano arrivati a dosarlo nelle parti, nelle varie parti. In Italia ancora non abbiamo questo tipo di esame, quindi ecco, come dicevi tu, ecco, bisogna cercare di guardare tanti fattori, per esempio leggere, ecco, far passare oggi alle persone che ci stanno seguendo che il colesterolo è uno solo, perché poi uno può pensare, ma io c'ho quello buono, quello cattivo. No, il colesterolo è uno, poi quello buono e cattivo l'abbiamo chiamato buono e cattivo per semplificare, no? Perché si lega a delle proteine e quindi fa attraverso il viaggio che fa il colesterolo, ovviamente dalla periferia al fegato, dal fegato alla periferia, si chiama in questo modo. Abbiamo visto che ci sono delle sorelle che abbiamo chiamato VLDL, abbiamo visto che ci sono delle, abbiamo delle, un colesterolo che si lega a delle lipoproteine, quindi praticamente, giusto per chiarire alle persone con un gergo un po' più semplice, quindi abbiamo, però dovete immaginare il colesterolo come unica cosa, e che praticamente dal colesterolo, come stava dicendo prima bene Mauro, si formano tante cose, dalla vitamina D agli ormoni sessuali al discorso biliare, tutto il resto. Quindi pensate a questa molecola tanto importante, come le case farmaceutiche spingono per abbassare sempre di più i valori laboratoristici, no? Del valore del colesterolo. Questo credo che non sia possibile. Io nel mio primo libro, il dimagrimento parte dalla testa, ho scritto una frase che sotto 240 c'è più rischio di mortalità. Quindi uno studio che avevo ripreso tempo addietro. Penso da far raddrizzare i capelli a chi lo legge, nel senso che, perché uno leggendo 2,40 dice, caspita, sei già da statina, sei già con un piede nella fossa, in questo caso ovviamente ho scritto questa cosa qua, ma è giusto, come hai detto tu, bisogna distinguere un attimino le cose, è bene. Scusa questa interruzione, ma è congrua, perché poi dall'altra, ho trovato un punto importante, anche lì. Uno studio canadese fatto mesi fa, e lì mi sono sentito anche con alcuni colleghi che conosciamo in comune, sapete cosa ha dimostrato? Intanto poi faccio un intervento, vuole ricordarmi sulle statine e i valori. Che l'HDL, quello famoso buono, quando è alto, anche quello è dannoso. Ma ci torna. Perché anche quello, in queste condizioni, di stile di vita scorrente, si modifica. Non c'è niente da fare. E anche lui diventa qualche cosa di estraneo. Di non gradito a certe cellule residenziali, come i macrofagi, che sono sempre lì per lavorare in maniera giusta, per rimuovere gli spazzini cellulari. Ma quando vedono qualcosa d'anomalo, si inglobano, si infiammano, modificano, siamo poi i macrofagi M1, e sparano queste tempeste di queste molecole cattive, che sono le citochine. Tanto per dire, sono le responsabili delle morti del Covid, le citochine, tra l'altro, nella morte acuta. Allora, quindi non è solo, ma per la conclusione qual è stata? Non bisogna pensare una bassa, lavorare sulla qualità dell'LDL e dell'HDL. Ora addirittura stanno dando dei valori, no? Tipo il positivo da 40 a 70, anche quello. Come diceva, se ce l'hai oltre 70, quello buono, sei tranquillo. Ora si preoccupano anche di quello. Ma per quel, qual è il punto? Preoccupiamoci della qualità. E Francesco ha toccato un punto importante. Guardate, tante pazienti mi dicono, ma scusi, cioè se si può fare questa, non c'è un'analisi? Cari signori, l'analisi ci sarebbe, solo che per volontà politica, scusatemi se mi permetto, non è possibile che non sia disponibile. Mauro, avvicinati al microfono che non si sente. La politica non è stato mai attivato in maniera rutinaria il dosaggio del colesterolo ossidato, cioè la quota ossidata da questi fattori è quella che realmente va poi a lesionare l'arteria. Questo è importante. E secondo me c'è stata una volontà proprio, pensate, di fare questa analisi, la si manda in Germania. Non vi dico altro. La fanno certi laboratori,
ma si manda in Germania. Cioè, è solamente una cosa che veramente fa... Ecco, no comment sulla cosa. Vai avanti un attimo, Francesco. Allora, guardate, questi sono, come Francesco sicuramente anche nei suoi libri, tutto che fa bene per il colesterolo. Certo, l'integrale, ma se ci pensa, 11 per forza. Sapete che i cibi integrali fanno bene? Vi ho detto della bile. La bile è ricchissima di colesterolo. Se voi avete fibre, la parte grassa, compresa il colesterolo, viene assorbita e viene andata via per via per le fesci. Che succede? A forza di mettere, diciamo, fibre, cioè, diciamo, cibi integrali, questa parte del colesterolo della bile che viene riassorbita dall'intestino e rimandata al fegato, se ne va via. Al punto tale, a un certo punto, l'organismo dice, c'ha un suo feedback e dice, un momento, te l'ho dato 100, mi aspettavo 60, me ne ritorna 20. Allora cosa faccio io? Lo produco. Benissimo. Ma per produrlo poi alla fine lo deve chiappare dal pool che c'ha anche circolante. Quindi giorno dopo giorno mangiare cereali integrali abbassa gradualmente, in modo lento ma progressivo, il colesterolo anche nel sangue e nei tessuti. Poi tutti gli altri, il salmone, ci sarebbe da dire, ma questa non la dai fatta. Ma ora torniamo un altro punto, avanti. È l'ultima slide, vedete? La foglia leggermente ingrandita, Francesco ce la fai? Ecco. Allora, se guardate i cibi lì, molti sono comuni, certo, tutto bene, anche che sono anche le sostanze ad azione specifica antiossidante. Io potrei dirvi una cosa, guardate, tutte cose che sicuramente trovate nei libri di vari nutrizionisti, Francesco compreso ovviamente, torniamo al discorso delle uova. Allora, intanto una cosa importante, cito subito i diabetici, dice quali sono le persone che sono più a rischio? Il diabetico. Pensate, il diabetico è stato visto che a parità una persona ha gli stessi valori del colesterolo rispetto a un diabetico, il diabetico ha più possibilità, 4,5 volte di contrarre l'infarto. Dice perché? Perché il suo colesterolo è maggiormente modificato, è glicato e ossidato, cioè modificato dallo zucchero in eccesso. E questo la dice lunga. Uno studio fa questo tipo di lavoro, uno studio uscito mesi fa. Ai diabetici hanno dato, pensate, per un anno, due uova la mattina. Certo, mica cucinati col bacon, erano la coque o sode. Ogni mattina sono andati a vedere dopo un anno, sapete qual è stato il risultato? Il colesterolo alla fine inizialmente si era rialzato, poi si è abbassato e addirittura il profilo anche, il positivo, l'HDL, era aumentato. Ora mi direte perché questo? Perché è vero che si dice che c'è l'eccesso di grassi animali, ma il nostro organismo è una macchina perfetta. Il fegato, quando si vede arrivare più colesterolo dall'esterno, che cosa fa? Si chiama meccanismo ad autoregolazione negativa. Lui dice, io devo produrre 20, tu me dai al massimo, scusate, 80, me dai al massimo 20, me ne stai dando 30. E io cosa faccio? Dopo un po' mi riassesto in modo fisiologico e ne produco 70. O addirittura 60. Mi autoregolo. Guardate, io anni fa ho letto un lavoro e con mia moglie, vi giuro, tutte le mattine ci mangiamo da oltre anni un'ova alla coppia, tutte le mattine. L'altro fa anche bene per la sua composizione. Vi giuro che noi siamo donatori, ogni 3 mesi mandiamo delle analisi, vi posso garantire che il profilo del colesterolo non è affatto modificato. E addirittura io, ciò che geneticamente avrei un HDL protettivo basso, addirittura da 35 mi è passato a 44. Vi dico solo questo. Certo, devo anche dire che negli anni io ho anche aumentato l'unica cosa che fa lavorare bene sul colesterolo HDL, un minimo di attività fisica aerobica, regolare. E guardate, basta niente. Ho preso l'abitudine la mattina per andare al lavoro di scendere ben 2 fermate prima ai mezzi pubblici e farmi 1,7 km a piedi. Basta questo. Sto a Firenze, cioè sono in campagna fuori Firenze. Mi passo in un Lungarni, una bella camminata. Guardate, è meraviglioso. Colesterolo HDL adesso ce l'ho di 45, che non è poco, 10 punti su 35. Quindi vi dico solo questo, vi lascio questo messaggio. Attenzione a questo mito, perché se uno anche ha 170 colesterolo, ma fuma, quello è un colesterolo che se anche teoricamente LDL cattivo
in teoria cattivo, sarebbe basso, guardate, non tenava le gambe, io ce l'ho ossidato. Quello è uno che comunque ha il rischio cardiovascolare. Ultima cosa sulle terapie, Francesco, che chiuso, sapete qua il Francesco due statine. Io una volta una dottoressa fece una domanda a Roma, mi disse, ma parlava dell'omocisteina, poi interviene sul colesterolo, mi disse, ma sa, anche sull'omocisteina, sentite la domanda, qual era? Dice, non è vero, per esempio, studi hanno dimostrato che nel reinfarto, prevenzione secondaria, e guardate, questi fattori si devono giocare soprattutto sulla primaria, sulla secondaria. Io ho detto, scusi dottoressa, e lei crede che certi farmaci sono capaci di risistemare una placca aterosclerotica formata in 35 anni? Come ha detto giustamente l'amico Francesco, non è affatto, è fibrotica, bella, dura, e deve solo sperare che non sia instabile, perché se no, con il trono che sei morto. Nel momento che c'è la rottura di placca, hai una trombosi del vaso, inevitabile. Devi solo sperare che sia più stabile e che segnali ti diano magari il famoso TIA, attacco ischemico transitorio, dove vuoi con un buon medico e con un cardiologo ti dicano, guarda, vista la situazione, facciamo un certo tipo di intervento che può essere anche di tipo chirurgico vascolare. Ma se no non è capito... stai vicino al microfono, Mauro, se no non... Cambiare in questa situazione. E qui ho messo un fil finale quelli che aumentano, ma le uova, attenzione, l'ho messo in senso critico. Certo, non può mangiarmi 4 uova al giorno, ma vi ripeto, l'uovo la mattina, tant'è vero le linee guida, ancora uno si sciacqua la bocca, 2 qua, già hanno portato a 4, arriveranno a 6-7 la settimana. L'importante non è quello, vi ripeto, è tutto il contorno che ci sta, perché uno può anche non mangiare uova, può anche non mangiare grassi, ma se quello mi fuma, non fa attività fisica e mi introduce tanti grassi saturi, molti più di quelli che sono necessari, non se ne cava, e mi mangia soprattutto un'alimentazione basata sugli zuccheri, che è ancora peggio, come diceva Giovanni Francesco, vedo anche quello ciò che si va a toccare, diciamo, l'asse con l'insulina, non se ne cava le gambe a questa situazione. Quindi tutto fatto con moderazione, ma con saggezza, diretti da un bravo professionista, veramente si può arrivare a fare una reale prevenzione primaria e anche un'ottima prevenzione secondaria. Grazie. No, questo è un ottimo messaggio che abbiamo dato. Adesso ci concentreremo un attimino alle domande, che sono arrivate pure tante domande. Comunque, giusto per sfatare qualche altro mito, io ne mangio 2 al giorno di uova tutte le mattine. Ne ho superato Mauro di 1, quindi io mangio 2 uova la mattina. Ovviamente stiamo parlando di uova bio, perché c'era Mario che ci chiedeva anche l'uovo crudo sbattuto. Noi da piccolini ci bevevamo l'uovo anche a crudo, io me lo ricordo da piccolo, no Mauro? Sì, ma però ovviamente l'uovo deve essere di origine, deve essere un buon, perché l'uovo, ricordatevi che è l'alimento con valore biologico 100 insieme alla ricotta, quindi vedete com'è importante, cioè, che vuol dire valore biologico 100? È il più completo da tutti i punti di vista, aminoacidi e tutto il resto, quindi e con tante altre sostanze importanti, quindi voi dovete pensare che è demonizzato oggi l'uovo, no? Io racconto sempre una storia di una persona che mi venne da un ospedale con riempito di statine, con poverino, con i danni da statina, da dolore muscolare e tutto il resto, e nella sua dieta era vergognoso vederla tutta con zuccheri dolcificanti, farine raffinate, e poi dire massimo 2 uova a settimana. Io praticamente ho rifatto la sua alimentazione priva di zuccheri e tutto il resto, come dicevamo prima, e ovviamente la statina l'ha tolta. Quindi c'è una persona che lavorava,
lavorava di muscoli, no? Avere essere massacrato con i dolori non è che sia proprio ottimale, ecco, in questo caso qua, no? Si creano delle lesioni a livello muscolare, quindi comunque, ecco, ogni farmaco dovete pensare che ha un effetto collaterale, non esistono farmaci privi di effetto collaterale. Adesso dalle statine si stanno buttando anche su altri farmaci ancora più importanti, no? Perché le statine sono quasi tutte brevettate, hanno perso tutto il brevetto, quindi diciamo le case farmaceutiche vanno verso altri farmaci, che qui ovviamente non è la lezione sulla farmacologia, che visto che io e Mauro abbiamo la prima laurea in comune come chimica farmaceutica, quindi diciamo sui farmaci un po' ferrate ci siamo, però non è questa la diretta per parlare, diciamo, del farmaco. Però per far capire come il colesterolo, abbiamo detto, è importante saperlo, capire qual è il colesterolo, e soprattutto è pericoloso il colesterolo ossidato. Questo dovete pensare da oggi in avanti, che è il messaggio che abbiamo dato. E poi unirlo con tutti i fattori che ha detto Mauro prima, l'omocisteina, e tutte le altre, i radicali liberi, i malefici, io li chiamo i malefici radicali liberi, perché purtroppo sono specie impazzite dell'ossigeno che schizzano dappertutto, e che provocano un sacco di danni. Cioè vanno sul DNA e fanno mutazioni, vanno sulle membrane e fanno il loro danno. Quindi purtroppo i ROS, cioè questi radicali liberi chiamati ROS, ovviamente, ecco, poi c'è anche una capacità allenante, come si può avere una buona capacità di allenare proprio la capacità antiossidante dell'organismo, ma ovviamente questo è tutto un altro discorso. Allora, Mauro, leggiamo le domande che sono arrivate, io le vado a riprendere perché con le slide, quando abbiamo usato le slide, non ho visto quelle tante domande arrivate, molte sono andate giù. Allora, cominciamo. Innanzitutto comincio io con una domanda che mi ha fatto una persona poco fa. L'HDL basso a livello genetico, può essere modificato in questo caso? Tu hai detto, prima hai parlato tu che avevi personalmente un HDL. Sì, Come infatti. il Allora, perché l'unico modo il suo medico di base ha detto a questa persona, che non so se è collegata adesso, ma me l'ha fatta prima sulla pagina, dice, il mio medico di base dice non c'è nulla da fare, c'è HDL sotto un certo livello, fa attività fisica, fa uno stile di vita sano, però questo HDL rimane sempre basso. Cosa diciamo a questa persona Allora, che... dunque, effettivamente l'HDL è uno dei parametri che non è facile ad alzarsi. Però vi dico questo. Allora, gli studi che ho fatto anche, diciamo, di nutrizione su queste indagini hanno dimostrato, guardate, che uno dei fattori alimentari, diciamo, uno dei cibi che riesce ad aumentarlo, c'è ancora da capire il meccanismo, ma è stato dimostrato, è, pensate, la cipolla tipo cefiro di Tropea, cruda. Cioè, proprio mangiarsi ogni giorno mezza cipolla di Tropea cruda. E dice, statisticamente è stato visto che è uno diciamo, degli alimenti, questi, la famiglia delle liliacee, parte anche l'aglio, no? Il porro, cioè questi vi aumenterebbero l'HDL. Poi, però, vi ripeto, io personalmente su di me, ma non faccio testo, sono un caso, ma l'ho visto su tante persone, perché poi da me l'ho estesa questa ricerca. Che sono venuto allo studio tanti amici che ce l'avevano anche sotto 40, e l'unico modo è un'attività aerobia regolare, cioè basta semplicemente la camminata tutti i giorni. Noi tutti camminiamo poco, ma veramente, ma senza ammazzarsi, cioè basta veramente, è semplicemente farsi 3 km, 4 al giorno, che non ci vuole niente, continuativi. Basta andare a lavorare la mattina facendosi 2 fermate prima e scendendo a piedi, oppure una bicicletta tranquilla. Ora anche il momento, visto che c'è questa valorizzazione dovuta al Covid, è l'unica cosa che alza l'HDL. Non è vero che non c'è niente da fare, si può fare. Guardate, anche aumentarlo da 35 a 42, 43 significa il famoso rapporto. Ci vogliamo far credere, cioè tipo colesterolo totale fratto l'HDL, l'indice di aterosclerosi, diciamo
diceva no, prima doveva essere 5, ora l'hanno portata a 4. Vi faccio un esempio: io ho un colesterolo di 200, se avessi io un HDL di 40, in teoria ho un rapporto di 5, 200, 240 per 5, sarei già nel rischio aterogeno. E poi tutto dire, perché voi avete capito, della quantità invece che fa la differenza. Ma mettiamo anche la ragione a questo indice numerico. Se io da 40 me lo porto a 45, l'altro me lo porto a 185, già il rapporto mi va sotto i 4. Basta poco per modificare. Questo è importante. Io do attività fisica regolare aerobica, e poi c'è questo studio sull'ingestione regolare delle cipolle, proprio di Tropea, in onore a nostro amico Francesco, che cioè, sarebbero veramente efficaci. Ok, andiamo a leggere questa domanda che in pratica abbiamo già risposto. Perché ho sempre il colesterolo alto, il mio medico mi prescrive le statine, ma mi dà fastidio ai muscoli. Credo che adesso sì, sì, come no. Allora, le statine, sapete che il problema è dovuto al fatto che nel bloccando, allora, prima di tutto una cosa importante: la statina blocca tutta la sintesi del colesterolo, buono e cattivo. Tutte e due le blocca. Perché blocca solo il cattivo? Blocca anche il buono. Quindi il fattore di rischio, da abbassa uno abbassa anche l'altro. Poi in tutto questo turnover che fa, va a bloccare, dal colesterolo, deriva una sostanza che si chiama coenzima Q10, che al muscolo fa molto bene. Ecco perché la famosa miopatia, cioè patologia del muscolo. Mios, no? Guardate, parlando con un collega, un neurologo di Genova, molto bravo, il suo Balestino, mi ha detto una cosa importantissima che mi ha rimasto, sono rimasto sconvolto. Dice: guarda, che la miopatia da statine non è solo dovuta a quello, mi ha detto, perché le statine bloccano anche, pensa, voi sapete tutti che il nostro muscolo c'è una sostanza di sportivo, siamo molto bene, si chiama creatina, che dà la forza muscolare. Ebbene, questa creatina non la facciamo, la produciamo da una sostanza che, guarda caso, sapete chi è questa sostanza? È il progenitore dell'omocisteina, famoso SAME. Il metilante produce molta creatina per fare il suo lavoro di metilazione, il SAME. Ebbene, il SAME, per diventare creatina, c'ha un enzima, una sostanza che favorisce il passaggio, che è bloccata dalle statine. Quindi, mi diceva il professor Balestino, non sono solo un'azione su coenzima Q10, che lo viene aggiunto, no? Ma addirittura sulla sintesi della creatina, quindi è un danno strutturale e funzionale sul muscolo. Un giorno vedrete che arriverà la verità. Le statine hanno fatto molti, molti danni. Quindi possiamo riassumere che oltre alla meno al danno sul coenzima Q10, anche meno energia muscolare. Quindi meno creatina. Ok, allora la domanda che ti fa Serena: totale meno HDL uguale LDL? Quindi la Serena, ecco, il totale meno HDL è l'insieme dell'LDL più le VLDL, cioè l'LDL che poi alla fine si trasformano, cioè l'LDL sono quelle che non sono, diciamo, le teoriche cattive, però c'è anche una frazione che si chiama VLDL, vuol dire very low, che sono quelle che soprattutto trasportano i trigliceridi. L'insieme comunque non è buono, tutte e due, anche perché nella figura che ho fatto vedere, le VLDL se in eccesso poi si trasformano in LDL, quindi il circolo poi alla fine, il network, diciamo, negativo. Però ti ripeto, tutto, se non sono ossidate, non c'è tanto a preoccuparsi. Certo, mi direte voi, ma se non ce l'ha molto alte, è quello il problema. Se sono molto alte, aumenta la probabilità di ossidarle o modificarle, e quindi anche del rischio cardiovascolare. Ecco perché. Ma prima, prima ci dicevi, Mauro, che da questo valore dobbiamo togliere un quinto dei trigliceridi. Esatto, perché una volta mi dice: come mai mi ha chiesto, perché se voglio fare un conto esatto, questi cellule, dice, quante sono realmente le, per esempio, le VLDL? Se i valori trigliceridi non sono superiori a 400, uno scienziato che si chiama Fredrickson, anni fa, ha fatto, tantissimi anni fa, ha fatto uno studio proprio, una tabella, ha detto che in genere, facciamo un'ipotesi, se ho trigliceridi di 300, cioè quante sono le mie VLDL? 300 diviso 5.
60. Allora, queste 60 sono le due LDL. Se io ho, per esempio, un colesterolo totale di 200, mettiamo, meno 860, meno l'HDL, avrei le LDL. Cioè, quindi dice 200 di colesterolo, poi trigliceridi 300, quindi ho meno 60, e HDL 40, quindi si sa, in pratica 200 meno 60 meno 40 avrei un LDL di 100. Però, allora dice, ce l'avrei anche abbastanza normale, in teoria. Beh, diciamo sì, certo, bisogna vedere, però intanto i trigliceridi 300 non sono una buona cosa. Seconda di poi, bisogna vedere se l'LDL poi è ossidato o glicato. Perché anche se ce l'hai normale, ma è glicato, ossidato, sei a rischio. Ok, quindi diciamo, per riassumiamo questa formuletta, che diciamo può essere banale, però non raccoglie proprio la verità assoluta. Diciamo che il colesterolo, possiamo fare questa formuletta, cioè noi se togliamo dal totale l'HDL e togliamo un quinto dei trigliceridi, otteniamo il valore dell'LDL. Quindi diciamo che poi alla fine però dobbiamo capire se queste LDL sono ossidate o meno, cioè il danno viene dall'ossidazione, diciamo, di questo colesterolo trasportato da... O ancora peggio, appunto, dalla glicazione, che a parte l'effetto che dicevi tu, Francesco, sull'insulina e gelato sul metabolismo del colesterolo, ma poi il fatto è che la glicazione, quando il colesterolo è modificato in senso modificato allo zucchero in eccesso, diventa glicato, si è scoperto che quando è glicato si ossida più facilmente. Quindi glicossidato, ulteriormente soggetto a modificazioni. E tutto questo, ecco perché il diabetico ha più rischio quasi 5 volte superiore a un non diabetico di avere un evento cardio o cerebrovascolare. Certo. Allora, vediamo un'altra domanda. Allora, se il mio fegato, dice Marisa, mi produce colesterolo e trigliceridi alti, cosa devo fare? Il discorso è quello, cara Marisa, si chiama ipercolesterolemia, generalmente sul tipo familiare, che generalmente è contenuta. Sono persone che hanno sempre un colesterolo di 250, anche se seguono tutte le norme. Ripeto, anche lì, quando il valore ovviamente però supera in maniera importante, si sta parlando di 300, e più che le statine a volte sono importanti forse i sequestranti, cioè la maggior parte del colesterolo va a fare la bile. Ci sono delle sostanze che sequestrano. Oggi infatti il trend è proprio questo. Conosco una bravissima dottoressa di base, che per esempio lei, anche lei è contraria alle statine, però giustamente mi ha detto, ci hanno un po' ingabbiato, perché se io a un soggetto che magari ha visto non prescrivo le statine, pur in malincuore, se questo mi muore potrei essere, pensate, queste linee guida come ingabbiano, no? Però, cioè, però io ricorro ai sequestranti la bile, e queste sostanze che portano via un po' con l'effetto che fanno i cereali integrali, solamente in maniera farmacologica, sequestrandola via via. Questo è un modo migliore, che in una maniera si riportano i valori, perché cosa succede? Quando il colesterolo della bile non viene utilizzato, la bile viene riassorbita dal fegato, siamo proprio circolo enteroepatico, cioè circolo intestino-fegato. E purtroppo il colesterolo se lo riprende, ma se lui dice, ma non mi sta tornando, lui se lo va a cercare, e se lo cerca anche circolante. Quindi via via uno, il pool, l'insieme di colesterolo totale circolante, gradualmente si abbassa. Quindi le reti, diciamo, il sequestrante, la sostanza sequestrante è sicuramente meglio, secondo me. Ok, vediamo. Gabriella fa invece, quindi il fegato è il laboratorio chimico della trasformazione del colesterolo. Un cattivo funzionamento porterebbe ad un rischio. Come intervenire? Ovviamente cercando di detossificare, il fegato è l'organo più importante, che è uno degli organi più importanti, ovviamente, che ha questo compito qua, quindi dobbiamo intervenire sul fegato. Quindi il fegato io lo faccio, quando viene un paziente di studio, gli dico sempre, noi abbiamo un filtro come un filtro, quindi filtra tutto il fegato. Quando è intasato comincia ad andare in difficoltà e comincia ad avere queste cose, queste problematiche. Valentina ti fa questa domanda. Omocisteina 13 scende bene con il complesso B, ma porta l'acido folico al doppio del range.
come fare, perché l'altro giorno avevamo, nell'altra diretta avevamo detto che l'omocisteina sopra 10 è un fattore, comincia a essere un fattore di rischio. Quando lei praticamente prende questo complesso B, scende ma si alza l'acido folico, cosa deve fare? No, non si deve preoccupare assolutamente, perché ho nessuna preoccupazione in quel senso lì, anzi, è un effetto, diciamo, di trattamento terapeutico dovuto. Non è che l'acido folico sia correlato a un maggior rischio di cancro, assolutamente no. Anzi, deve essere così. L'importante è che l'omocisteina in modo ottimale dovrebbe scendere sotto i 10. Ma perché? Ricordiamoci che il target finale... Rimani vicino al microfono, Mauro, che comincia... Non sentono... Il target finale, però, che l'omocisteina mi va a modificare il colesterolo in primis, facendo l'abbraccetto modificandolo. E poi in seconda battuta la l'omocisteina genera radicali liberi e che poi a sua volta mi vanno anche a riossidare il colesterolo. Vedete come è il ciclo perverso della situazione, non solo, ma tutta la situazione poi alla fine mi leva anche dal vaso, dalle arterie, e qui si parla delle importanti carotide ovviamente e la coronarie, mi va a togliere anche il nitrossido, quella molecolina che le vasodilata e le protegge. Famosa disfunzione endoteliale si chiama. Ora cosa succede? Cara Valentina, allora, il problema è questo qui. Se uno ha un 13, io faccio sempre questo discorso, se ha solo quella come fattore di rischio, non si deve preoccupare molto. Cioè è sempre l'insieme dei fattori di rischio che fa la differenza. Certo, ce l'ha sotto i 10, meglio, assolutamente. Ma non è che il 13 non si è, è come il colesterolo di 120. Quello che è problematico è vedere l'insieme dei fattori di rischio, perché quando sono l'iperglicemia, un colesterolo, quello fuma, cioè tutte queste cose esogene e endogene, allora fanno il rischio finale che il professionista deve valutare poi. Ok, Maria Luisa ti fa questa domanda: la causa del colesterolo alto è più emozionale che alimentare? Nel senso che più stimoli. Maria si chiama Maria Luisa. Sì, allora, dunque, in teoria potrebbe anche essere. Sì, nel senso, allora, ma detto giustamente Francesco, il fegato è lì quando uno ce l'ha alto, bisogna dire anche capire le motivazioni, perché per esempio se storicamente ce l'ha alto di famiglia, non ci fa niente, dicevo, anzi si interviene in altra maniera. L'alimentazione, però, a questo punto non ci fa un granché di gioco, ve lo dico francamente. Emozionale è possibile, cara Maria Luisa, è possibile, perché di fatto, ecco, lì si diventa sempre il discorso psiconeuro e il messaggio che poi si dà metabolico. Quindi questo è possibile, non più di tanto, ma è possibile. Anche perché ricordiamoci che molto spesso si va a giocare su ormoni tipo il cortisolo, che in ultima analisi poi giocano anche sulla glicemia, che in ultima analisi ancora vanno poi a lavorare appunto sul discorso di risposta insulinica e indirettamente anno dopo anno anche sul metabolismo dei lipidi colesterolo compreso. Quindi vedete come complessa tutto il discorso, perché poi, come diceva Mauro, stava dicendo prima, lo stress, ovviamente quando noi siamo sottoposti a carichi di stress, perché lo stress può essere positivo se dura poco, no? Nel senso che il cortisolo esce, anzi ha un'azione in quel momento in cui esce, un'azione antinfiammatoria. Quando invece dura per lungo periodo, invece lì parliamo di stress cronico e parliamo di una possibilità, addirittura un discorso pro-infiammatorio. Quindi, e soprattutto vi dovete ricordare, io faccio l'esempio quando parlo del cortisolo, parlo come se parlassi del cortisone, come il cortisone interno e invece è endogeno, il cortisone è il farmaco. Quando uno somministra per uso cronico cortisone, la prima cosa che deve andare a controllare è la pressione e la glicemia, perché sono le prime due cose che si possono andare fuori. Quindi voi pensate a una persona che è super stressato, al cortisolo alto, quindi alla glicemia alta, e quindi tutto il resto, anche il povero colesterolo ne va a risentire, tutto il resto, come abbiamo detto prima. Questa è una domanda che aspetta, Maria Luisa vuole anche dire questo: comunque lo stress, dice giustamente Francesco, poi gioca anche sulla maggior produzione di radicali liberi, certo. Anche questo, anche.
Quindi il puzzle si complica perché oltre, purtroppo ci sono vari attori, ecco, che non è facile, ecco, quello che cerco di dire alle persone che sono collegate oggi, che quando si fa un discorso di questo tipo, va sempre, diciamo, bisogna avere una visione olistica, bisogna cercare di capire. Effettivamente, ecco, non è una, cioè le domande, come ho sempre detto in queste dirette, quando uno fa una domanda secca, sì, noi possiamo, uno può rispondere, però poi a un certo punto va in difficoltà se non conosce tutta la storia, effettivamente. Allora, Serena ti dice: chi non ha la cistifellea? Allora, credo che hai parlato della pila. Cara Serena, la cistifellea non è altro che una specie di serbatoio della bile, però poi alla fine, anche se non ce l'hai, comunque c'hai, diciamo, il condotto diretto dal fegato all'intestino, la bile deve defluire chiaramente, quindi nessun problema. È più problematico quando ce l'hai intasata la cistifellea, però sono altri discorsi. Magari intasata proprio da calcoli di colesterolo, per esempio. Cioè, quindi il fatto di non avere la bile non è che porta. La bile è un altro, tutto sommato, un serbatoio a complicità. Che giustamente se ce l'hai, cioè meglio, però anche se non ce l'hai, comunque la bile deve defluire nell'intestino per fare il suo lavoro, che fondamentalmente, guardate, sapete la definizione di bile? È il detersivo intestinale. Cioè io dico sempre agli studenti, avete vedete lo svelto piatti? Quello appunto è verde come la bile, uguale. Cioè lo svelto piatti vi permette di pulire le vestoviglie piene di grasso, e qui è uguale. Cioè il grasso, se voi non aveste la bile, a livello intestinale non sarebbe assorbito. Devono essere fatte queste emulsioni, le miscele, per essere assorbito, se no il grasso se ne andrebbe via a livello fecale proprio, con tutte le conseguenze. Tant'è vero, sono dei farmaci anche, Francesco, Certo, tu ben certo. sai, non è Allora, altro che più. Maria Luisa ti richiede di nuovo un'altra domanda. HDL alto, che valore si intende per valori alti di HDL? Però questa è un'ottima domanda, ti ringrazio. L'HDL, secondo gli studi, prima dicevano più alto è, meglio è. Ora, appunto, alla base di quello che hanno detto i ricercatori, un bel lavoro fatto da questi ricercatori canadesi, dicono di non superare 70-75. Ecco. Cioè, diciamo, è quello, diciamo, un valore protettivo. Ma perché? Attenzione. Ma anche lì non è tanto il valore. È perché se ce l'hai molto alto, comunque, è un colesterolo che se hai anche uno stile di vita ossidativo o glicativo, quindi, diciamo, zuccherino, in questo caso, con, diciamo, la tendenza a avere un'alimentazione sbilanciata verso gli zuccheri, comunque costituisce comunque un fattore di rischio anche l'HDL alto, al pari dell'LDL. Questo è emerso da questo studio importante fatto proprio mesi fa da questi ricercatori canadesi. Allora, vediamo un attimino perché ci sono domande sull'alimentazione. Sto cercando di passare, dice Tiziana, da colazione dolce a colazione salata e credo che faccia Corretto. bene, faccia assolutamente bene. Alessandra dice praticamente le uova si ricorda che si facevano con lo zabaglione la mattina, ok, ricordi di anzi, sì, vabbè, però erano tempi in cui il contesto era un po' diverso. Io lo faccio con lo zucchero, andassi fatto. Poi ancora Jenny fa il colesterolo 227, mi devo preoccupare. Allora, io volevo rispondere, Mauro, e poi rispondi pure tu, rafforzare questo concetto perché siamo qua proprio, abbiamo passato l'ora della diretta, proprio per darvi delle nozioni. Allora, non è tanto il valore, il colesterolo totale è un numero, cioè quello che vedete sugli esami del sangue è un numerino. Poi dobbiamo capire. Abbiamo detto che questo colesterolo nel sangue viaggia, giusto per riprendere, fare un altro piccolo riassunto, perché magari chi è entrato anche dopo la conversazione, magari è giusto riassumere, viaggia attraverso legato a delle lipoproteine, queste si chiamano, poi si chiamerà HDL, LDL, eccetera, eccetera. Però il colesterolo è unico. Però noi dobbiamo cercare di capire, Jenny, 227, colesterolo totale, ok, però quanto è l'HDL, come sono i trigliceridi, vedere il quadro, come diceva Mauro Miceli prima,
cioè vedere tutto un discorso della glicemia, dell'omocisteina, cioè vedere tutto il quadro d'insieme, dire un colesterolo, ecco, per esempio, questa è la tipica domanda che ha risposta è difficile dare, dice ho il colesterolo a 2,27, ok, ma quando hai l'HDL, come sono le LDL, ma le LDL è difficile riuscire a dosarle se sono le specie ossidate o meno, tranne se non siamo in America, credo che in America le calcolano, Mauro, ok, solo in Italia purtroppo siamo indietro su questo discorso. Volevi aggiungere qualcosa su quello che ho detto io? Devo avvicinare un pochettino al microfono perché colesterolo 227, cara, come si chiama la Jenny, non dice nulla, cioè nel senso, cioè bisognerebbe vedere sempre, dunque se tu venissi da Francesco, penso che da me ti dice la stessa cosa, dice, ma il contesto totale qual è? Da solo come risultato non dice nulla, va visto tutta una serie di esami, va visto il tuo stile di vita e ti potrei dire, non ti preoccupare, anche perché molta gente mi dice, sai, c'ho 200 colesterolo, io gli dico sempre, guardate che quel valore lì, anche dal punto di vista delle analisi, è un valore, diciamo, è un numero, però c'è un'incertezza del 5% sulle analisi biochimico-cliniche, cioè potrebbe essere 190 come 210, come tutte le analisi. Quindi è un numero a cui non diamo troppa enfasi. Cioè, sì, lo prendi. 220 di Jenny potrebbe essere 230, ma potrebbe essere anche 215. Quindi voglio dire, è un valore. Questa domanda la fa Maria Rosaria, che dice io ho colesterolo 2,48, cosa mi consiglia? Stessa domanda, stessa risposta. Cioè, siamo in un contesto e va visto, il valore non dice nulla. Va visto l'insieme di tutte le frazioni del colesterolo e va visto soprattutto lo stile di vita che la persona conduce. Questo è importante. Ecco perché il vero ruolo del nutrizionista, vero, occhio a questo vero, Francesco, vero? Una bella figura. Il vero va sottolineato tante volte. Bravo. Cioè quello che veramente si prende a cuore la nutrizione del paziente, quello di prenderlo per mano e fargli capire certe cose. Io a volte in visita, io penso Francesco, anche te farai uguale, la prima visita mi dura oltre un'ora. Perché io devo capire esattamente questo qui, cioè devo avere tutto, un'anamnesi diciamo nutrizionale completa, perché se no la persona è molto spesso anche psicologica, molto spesso, che sono connesse. E quindi in quella maniera allora c'hai un palo insieme alla persona, se no non ce l'hai. E quindi un valore così mi dice giusto. Una cosa è certa, posso rispondere a chi è che ha fatto questa, che invece sarebbe più preoccupante quando uno viene e mi dice c'ho 140 di glicemia, ecco, quello preoccupati, a prescindere, ecco, io subito, quello è da preoccuparti. E poi andiamo a fare poi l'emoglobina glicata, la vediamo oltre 6,5, allora là ci dobbiamo ancora di più, perché poi la glicemia, l'emoglobina glicata fa parte di quelle proteine che avevamo detto prima, no? Che si uniscono, quindi il glucosio si unisce all'emoglobina, quindi formando un legame molto forte. Quindi queste proteine fanno, ne ha parlato Luca Speciani lunedì, dicendo proprio che ovviamente sono molto pericolose, e il danno poi nel diabete è dovuto proprio a questi age, no? A queste molecole che vanno sia a livello del macrovascolare che microvascolare, quindi vanno a fare dei danni alla retina e a tante altre cose. Quindi Mauro diceva bene, perché infatti a me l'occhio scappa sempre sul quadro glicemico, poi vado a vedere ovviamente il quadro del colesterolo, ma so già a volte, a prescindere, che quello è già influenzato dal quadro glicemico, in questo caso può essere influenzato. Allora, vediamo. Un 248 di colesterolo, una glicemia di 140, c'è da preoccuparsi, secondo me. Ecco. Allora, Luisa ti fa questa domanda: a proposito di farmaci, possono i beta bloccanti e lo xarelto influire sul colesterolo? LDL alto, HDL, l'omocisteina e glicemia normale, trigliceridi normali. Quindi sai se questi farmaci, quindi che i beta bloccanti possono alterare i valori del colesterolo? Questo no, non mi risulta.
Posso, cioè, io diciamo da quella che la banca dati in possesso non mi risulta che la beta bloccante possa agire direttamente sui livelli del colesterolo. Una cosa invece mi sono scordato di dirvi, ecco, una cosa importante invece è i problemi che chi ha invece la tiroide bloccata, come il nostro amico Francesco che è un maestro su questo, è molto spesso abbinata a una ipercolesterolemia per motivi del ruolo, diciamo, cruciale che la tiroide ha sul metabolismo cellulare. Sì, perché praticamente la tiroide non riesce a smaltire se non funziona bene il discorso dell'LDL, quindi entra in questo discorso qua pieno. Infatti molto spesso chi ha disfunzione tiroidea, guarda caso, poi ritroviamo sempre valori del quadro lipidico alterati. Antonietta ti fa questa domanda: come si fa a sapere se è glicato o ossidato il colesterolo? Perché prima hai Antonietta, parlato. ci vorrebbe questo esame, soprattutto dell'ossidato, che fanno certi laboratori, anche la SILAB, per esempio, che è diffusa in tutta Italia, lo fa. Non sarebbe un test difficile, dipende dove, insomma, diciamo, cercare i laboratori SILAB, che so che lo mandano appunto congelato poi subito, insomma, rapidamente in Germania, dove fanno l'analisi del colesterolo ossidato. Io l'ho Quindi fatto fare alla laboratorio, ripeti il laboratorio che non si è sentito, SILAB. Ok. SILAB. Però non è solo lei, Io l'ho fatto fare a molti pazienti alla SILAB, ma lo fanno anche altri, insomma. Però ti ripeto, non è di routine, e quindi come per il resto anche l'omocisteina in certi punti. Per esempio, la Regione Lazio, lavorando molto bene con l'Ordine dei Medici Roma, che appunto anche Francesco ha fatto mettere in contatto con Aloisio Santoni, hanno proprio da 2 anni attivato l'omocisteina come esame batteria di routine per il rischio cardiovascolare. E questo è stato un passo importante. Speriamo un giorno si arrivi anche alla qualità del colesterolo e non al numero, come diceva Infatti, Francesco. faceva Antonietta se è glicato o ossidato, quindi c'è una differenza. La differenza è che entrambi sono, appunto, come dicevo, se Antonietta ha seguito un po' la lezione, sono rischiosi perché entrambi, modificato il colesterolo, fanno sì che vengano a livello, diciamo, della parete del vaso, provano delle modificazioni che innescano l'aterosclerosi. Diciamo, sono molto connessi, cioè molto spesso, allora, se uno è glicato, poi diventa anche ossidato. Quindi il diabetico o anche l'iperglicemico è molto più soggetto. L'ossidato solo non è detto che sia glicato. Se è glicato, molto spesso poi diventa anche ossidato. Quindi pensate anche, poi dicevo appunto, perché il diabetico è decisamente più a rischio. Ossidato, una delle cose che lo ossida immediatamente è il fumo di sigaretta, ve lo dico subito, Fumo di sigaretta e lo smog, ma il fumo di sigaretta è micidiale Ok, quindi abbiamo capito un'altra cosa importante, che ossidato e glicato sono due cose diverse, no? Che magari proprio. ossidato Diverso, ma connesso. connesse, perfetto, giusto per chiarire bene questo discorso. Quali esami, ti dice Simone, fare per sapere se le LDL sono ossidate? Avevamo detto di, l'abbiamo risposta, rimandarlo in alcuni laboratori, li mandano in Germania, o credo Germania come Europa, no? Ma io te la Sì. faccio una domanda, Mauro: come mai in Germania sono più avanti di noi? Allora, diciamo questo, questa Una domanda domanda provocatoria, no? è provocatoria, ma allora ti vorrei rispondere nello stesso modo. È un po' il quid che, allora, noi siamo italiani, siamo creativi, anche questa situazione ci ritireremo su alla grande, senza bisogno di loro, però loro hanno una grande forza, questi popoli. Hanno questa perseveranza e credono fortemente, hanno un senso dello Stato, anche la ricerca scientifica. Per esempio, la fitoterapia, i paesi, diciamo, cardine sono la Germania e la Francia, dove nelle facoltà di medicina e di farmacia già da anni insegnavano la fitoterapia, quindi diciamo il curarsi con le piante in maniera istituzionale. E da noi era vista ancora come la medicina delle erbette, cose da fantascienza. Quando a volte qualche medico me l'ha detto, ma stai scherzando? Ma te stai usando la digitale? La morfina? Tutta roba che deriva dalle piante, lo stramonio, cioè, per dirne uno. Quindi è da escludere. Però in Germania erano avanti, perché c'è questo senso della correttezza dello Stato che ne fa una forza, che le ha fatte ritirare su anche da ben tre guerre perse. E noi questo purtroppo un po' ci manca anche nell'assemblaggio della ricerca.
D'altra parte basta vedere cosa è successo sul film Covid. Mancanza di etica professionale anche fra virologi, mi permettete di dirlo. Buglioni che attacca Tarro, ma dove esiste? È come se io pubblicamente adesso dicessi il dottor Caritano, per me veramente non è, ma questa è scorrettezza, è mancanza di deontologia professionale, non esiste. Cioè, ecco, questo ci differenzia, però noi siamo molto più creativi, ma purtroppo quello che non ci blocca sono proprio questi paletti istituzionali, sia a livello di sanità, anche a livello, ma anche ad altri livelli, anche professionale. Per esempio, voglio dire, io arrivo fino a qui, questo è tuo, del biologo, questo... Allora, negli altri paesi non esiste questo. Hanno detto una volta un collega svedese, mi disse, è quello che blocca il vostro PIL. È quello che blocca il vostro PIL. Perché noi, quando assumiamo anche le strutture pubbliche, diciamo, che curriculum hai? Laurea. Non è che c'è la laurea. Biotecnologie. Può essere a fine. Che curriculum hai? Gli fanno un contratto di 5 anni. Se non va bene, capito? Cioè, non è il posto fisso. Uno si rimette sempre in gioco, deve dimostrare con un curriculum di essere valido. E questo vale, Francesco, a noi in Italia purtroppo siamo purtroppo molto molto deficitari. Purtroppo ecco, la situazione è quella che è a livello italiano. Allora, Tiziana ci fa una sorta di complimenti, possibile che tutti voi fate visite lunghe e quando andiamo noi dai medici ci tengono 20 minuti, sono lusingata e felice di avervi conosciuto tramite i social, vorrei tanto che tutti i medici fossero così scrupolosi come voi, a livello psicologico, fattando sapere che c'è chi ti ascolta e comprende il tuo problema. Sono belle parole, sono belle parole, perché io dico una cosa, nel mio primo libro, Il dimagrimento parte dalla testa, che ho scritto un capitolo, che un paragrafo che si chiama Un po' psicologo. Non mi vogliono ammale che stimo e apprezzo il lavoro dello psicologo, ma il mio volere era quello di dire un po' psicologo, perché bisogna sempre entrare nella testa della persona, cercare di capire innanzitutto pure come a livello psicologico, ovviamente, perché deve fare un percorso, no? Con voi, con noi in questo caso, quindi ovviamente è importante essere un po' psicologi, però poi ovviamente bisogna avere, come diceva Mauro prima, avere una visione olistica e multidisciplinare, perché non dobbiamo essere tuttologi. Questa è una cosa sbagliata, lo sto ripetendo in tutte le dirette, perché essere tuttologi oggi è sbagliato. Allora, se io ho delle problematiche dove una persona mi può essere più competente, per esempio come Mauro dicevamo prima sull'omocisteina, ha fatto un'ottima lezione, tutto il resto che potete andarla a rivedere, è rimasta anche su YouTube, ma è rimasta sulla mia pagina, quindi seguite quella lezione, perché è bella, perché io l'ho rivista pure diverse volte. Poi ecco, fatemi spendere un'altra parola anche sull'umiltà del professionista, che poi deve essere sempre umile, non essere, e poi c'è sempre, deve esserci sempre la voglia di imparare. Anche se tutti, io ho sempre detto una cosa, Mauro, non so se tu sei d'accordo, e quando io finirò, almeno io l'ho detta per me, finirò di imparare, avrò finito di fare la mia professione, perché noi siamo prima nel fuori onda, mi ha fatto vedere un libro che si chiama Multidisciplinarità in Medicina, io lo andrò a comprare subito, ma c'è mia moglie che mi dice, o entrano i libri o esci tu, devi capire quello che vuoi fare. Come battuta, perché io sono talmente pieno di libri, sì, sono in coda, nel senso che ce n'ho da leggere un bel po', però a me piacciono, per esempio questo libro che mi ha presentato prima nel fuori onda, sarò il primo stasera, appena finisce la diretta, andarmelo a prendere, ma perché a me piacciono tutte le novità e tutto il resto. Allora, vediamo di leggere qualche ultima domanda. Ecco, per esempio, ti fanno una domanda, forse non c'entra con la diretta di oggi. La ferritina bassa è normale? Beh, normale non è. Ti fa la domanda Maria Lucia. È una domanda fuori onda, però così, la ferritina, tra l'altro, è un po' un parametro un po' particolare, perché può essere alta o bassa in tante situazioni, però quando è bassa
Allora, danno a volte anche dei valori limite di bassi che secondo me sono anche troppo bassi. Ricordiamoci, la fenilitina è il deposito del ferro nei tessuti ed è quella che veramente alla fine ci dice se di ferro poi ce ne abbiamo veramente a sufficienza. Quindi bassa non è una bella cosa assolutamente. Anzi, molto spesso la terapia si dice marziale, cioè con reintegro del ferro, che è cosa tutt'altro che facile, la dice lunga sulla famosa biodisponibilità dei famosi nutrienti. Quando è bassa è più che guardare appunto, bisogna guardare l'emoglobina certamente perché naturalmente quella è un po' diciamo come viene utilizzato il ferro, ma vi ricordo che il ferro è utilizzato anche dai fratelli dell'emoglobina che si chiamano citocromi che ci fanno respirare la cellula oltre all'emoglobina, ma quando il ferro è basso guardare la ferritina insomma significa le riserve e quando finiscono quello comincia veramente un'anemia importante, possiamo appunto anemia da privazione di ferro che o sideropenica, cioè proprio. Quando è alta invece vuol dire un sacco di cose. Quella veramente potrebbe dire fegato, potrebbe dire anche un tumore, un'infiammazione. Quella ha un significato molto vario che a volte non ha. Bassa invece significa proprio le riserve del ferro sono basse. Quindi il midollo a quel punto quando non ce n'è più è un problema. Allora, Antonietta fa un discorso legato al mio libro Disinfiammarsi mangiando. Dice: da quando seguo tutte le sue dirette, no, le dirette, sono diventata una rompe, vabbè, mettiamo i puntini. Già da anni mangio integrale, pochi zuccheri semplici, ma adesso sono peggiorata, riprendo tutti, ma sono in forma. Grazie mille a tutti, siete dei medici fantastici. Non, pensavo, l'ho letta perché. Meno male che le dirette che facciamo se servano, no? Perché noi stiamo martellando con il discorso di basta zuccheri semplici, perché siamo troppo pieni di zuccheri semplici, la nostra società è piena di zuccheri semplici, li troviamo ovunque, ed è arrivato il momento di leggere bene gli ingredienti. Ecco, vi ho promesso che una diretta la faremo sulla lettura degli ingredienti, perché poi è importante andare al supermercato e girare il prodotto, perché è un'altra cosa importante. Se vuoi mangiare sano, devi cercare di leggere. Certe volte, Mauro, a me chiedono la marca ai miei pazienti dei prodotti. Io evito di dare delle marche, anche se le so No, tutte. Le so purtroppo. tutte, perché poi c'è un lotto che te lo fanno con lo zucchero, c'è l'altro lotto che te lo fanno con meno zucchero. Questo mi è successo una volta quando visitavo a Milano, che una signora ha voluto una marca di un prodotto, io gliel'ho data, è venuta al controllo, mi ha detto: dottore, ma avete suggerito una marca con lo zucchero? Io no, io avevo un lotto diverso. Anche tra lotti e lotti ci può essere lo zucchero. Questo ho imparato da allora a non dare più marche, dire guarda, anche perché poi faccio questo semplice discorso che se al pescatore insegni a pescare meglio che non che gli porti il pesce già pronto, perché così almeno deve, che voglio dire con questa metafora, che se io gli insegno alla persona a girare cioè questo me l'ha insegnato il buon Pierluigi Rossi in un master che ho seguito con lui molto tempo addietro. Noi siamo i responsabili di questa mano che giriamo i prodotti, e quindi noi dobbiamo essere in grado di ogni volta quando compriamo, afferriamo un prodotto, non osservare la parte davanti che c'è scritto bello grande senza zuccheri, ma dobbiamo capire dentro che in un modo o nell'altro lo zucchero c'è sempre, purtroppo c'è sempre. Ti dicono, Maria Luisa, credeta che ti ha fatto la stessa domanda prima, può consigliarci un integratore per la ferritina bassa, 7 di valore di ferritina? Credo che 7 sia basso, il deposito sia. Posso dire sì, è basso, però un integratore significa si prende un ferro e una forma di ferro diciamo che sia assorbibile. Però guardate, il ferro è un problema veramente grosso. Ho fatto una lezione per dei biologi nutrizionisti di Napoli un anno e mezzo fa, e parlando di come potete risolvere il problema della sideremia, cioè appunto del ferro basso, e cioè il ferro è un elemento veramente drammatico per l'assorbimento, una cosa micidiale. E consiglio a, come si chiama? Maria Luisa, Maria Maria Luisa. Luisa, di prendere le forme di ferro che siano, diciamo, senza fare marche, perché sarebbero anche, per esempio, il ferro bisglicinato, per esempio, poi sono delle ossiprolinato, sono delle forme di ferro che sono più assorbibili. Ecco, questo di sicuro.
perché poi il problema del ferro che potrebbe dare un po' di problematiche intestinali, no? Di gastriche, eccetera, eccetera. Ho visto come, per esempio, dando il ferro, in molte pazienti non lo tollerano e quindi poi si sfocia in una problematica intestinale. Quindi poi c'è da dire, aggiungo un'altra cosa che mi è venuto lo spunto da parte di Giottino, quindi ferritina 121 non va tanto bene. Allora, no, va benissimo, cioè non presenta problemi, cioè non vedo problemi. Non c'è. Allora, le cose analisi, ripeto sempre questo, un'analisi detta a sé stante ha poco senso, ha sempre visto il contesto, cioè come quelle, ha sempre visto il contesto, però in condizione di avere tutto normale, una ferritina a 120 non vedo il problema, ecco, non c'è nessun problema. È più importante se è bassa, quello di sicuro, se è molto bassa sì. Allora, ti chiede Stefania se poi possiamo ripetere il nome del libro. Allora, il libro si chiama Multidisciplinarità in Medicina, quello che non abbiamo nominato prima, della dottoressa Gasparini Lucia. Io mi sono preso l'appunto perché lo devo acquistare, non per fare pubblicità, perché neanche la conosco la dottoressa in questione, però siccome mi fido molto del dottor Miceli, che è un'opera abbastanza completa, quando io sento qua queste cose qua sono il primo a prenderlo e a leggerlo, perché ovviamente sono libri che ti devono lasciare un qualcosa, tu devi leggere una cosa. Francesco, io e te abbiamo una cosa in comune, tua moglie ha detto fuori te i libri, se io rivendo i miei libri mi compro una seconda casa io. No, ma di farmacologia del 700. No, ma infatti si vede già un po' nel tuo sfondo per anni, perché ho visto quando fanno i giornalisti scientifici, i giornalisti li inquadrano, c'ho sempre la Treccani dietro, no? Allora fa scena. Ma l'altra volta, per esempio, quando abbiamo fatto la ripresa all'omocisteina, era proprio nel mio studio e si vedeva in parte qualche libro, ma se ti inquadravi la stanza prendevi paura, perché praticamente le pareti sono fatte di libri. Cioè. Allora, credo che abbiamo risposto a tutte le domande, perché abbiamo fatto un bel po', molte non te le ho lette neanche perché abbiamo già risposto prima, però vi invito a guardare il libro, l'abbiamo già detto, magari Multidisciplinarità in Medicina. Ripeto, non è un libro che abbiamo scritto io e il dottor Miceli, anzi ne approfitto per dire che il nostro libro sarà quello sulla fibromialgia, che scriveremo a tante mani, col dottor Bevacqua, il dottor Miceli, ci sarà il dottor Prinzi, Monica e la dottoressa Greco, ovviamente questo è un libro che veramente ne ho lasciati dietro, che adesso non ricordo tutta la lista completa delle persone, ho detto solo alcuni che mi ricordavo adesso, ma veramente ce ne sono tanti. Questo libro dovrà essere, lo ricordo, un poi che uscirà nel 2021, perché ovviamente lo stiamo mettendo su adesso, quindi adesso si è messa in moto la macchina per la scrittura di questo libro, però vi dico, poi sarà un bel testo, verrà un bel lavoro, perché ovviamente le persone che ho voluto dentro sono queste, le persone che hanno partecipato a queste dirette. Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti gli specialisti delle dirette e ho detto perché non fare un qualcosa, che io lo stavo scrivendo per me il libro della fibromialgia, però a un certo punto ho alzato le mani, ho detto guarda, se c'è qualche altro più in gamba che può scrivere qualcosa di meglio, facciamolo scrivere alle persone più competenti. Quindi io ho alzato le mani
con tutto che il libro verrà scritto dottor Garitano sopra, però poi girando le pagine ci sono tutti i capitoli con i vari professionisti. Quindi, però il discorso che a me importa è poi far capire la sindrome fibromialgica, com'è una sindrome particolare, come ci ha detto Gabriele Guidoni, ricordo, e lo dicevamo con Mauro prima quando eravamo sempre nel famoso fuori onda, dicevamo che veramente a lui quando gli arrivano pazienti con artrite reumatoide, diciamo, li gestisce bene. Quando gli arrivano pazienti con la fibromialgia, comincia veramente a cominciare i problemi, perché bisogna gestirlo al meglio il paziente con la sindrome fibromialgica. E anche per questo il 14 io faccio un corso sulla fibromialgia, ovviamente è aperto agli addetti ai lavori, ma poi a un certo punto ho detto vabbè, ma facciamolo a chi vuole partecipare, diciamo, con un costo banale di 15 euro, ma giusto per, l'ho messo a un costo banale, dove cercheremo di, cercherò in questo caso di abbozzare e di fare chiarezza sull'argomento, anche perché ho fatto diverse trasmissioni su Telecolor, sulla fibromialgia, quindi diciamo che adesso in questo corso di formazione cercherò di fare un po' di chiarezza. Allora, credo che abbia risposto a tutto, Mauro, a tutte le domande. Non ti leggo i complimenti, perché poi magari ci fanno tantissimi complimenti, siete fantastici, però non ci esaltiamo più di tanto. L'importante è che vi piace. Si impara sempre, vero Francesco? Sì, sì, ma quello sì. Io vi ringrazio, Mauro per la sua presenza. Lo inviterò sicuramente, mi ha buttato la palla così per il discorso del ferro, mi ha buttato giù, mi ha dato già lo spunto per una terza diretta sul ferro, che mi interessa proprio personalmente capire su ferritina, sideremia, trasferrina, capire tutti i fattori che ecco, perché c'è tanta pure lì confusione, quindi cercheremo pure lì di fare chiarezza su questo discorso. Quindi soltanto che Mauro si procurerà un bel microfono la prossima volta, oppure sarà, lo metterò attaccato proprio al monitor, perché molti hanno sentito un po' a distanza quello che hai detto, ecco perché cercavo di ripetere un pochino quello che dicevi tu, però la prossima volta vi assicuro che Mauro Miceli non si sposterà dal monitor, lo terrò attaccato al monitor, perché ovviamente oggi si è sentito un po' distantuccio, perché a volte si allontanava, però questo è il bello della diretta, quindi lasciatemelo dire, come diceva qualcuno dello spettacolo. Va bene, Mauro, vuoi lasciare tu con un saluto? Sì, saluto, Francesco, ovviamente queste dirette sono fondamentalmente per i non addetti ai lavori, non colleghi, quindi è bello anche perché hanno lo scopo di diffondere cultura e la consapevolezza nel poter approcciarsi a esami, approcciarsi a problematiche di tipo funzionale, non solo biomedico in generale. E come appello, sì, raccolgo il tuo appello, grazie di avermi ascoltato, quattro persone, vedo tutte molto interessate. E l'unica cosa, sì, certo, raccolgo il vito sul ferro, lo raccolgo volentieri, ne propongo un altro che faremo più in qua, che è un po' il mio oggetto di ricerca, che le aflatos, cioè le micotossine, gli inquinanti, quello è un problema che ho fatto anche una pillola scientifica recentemente sull'Unifusano, è una materia mia di studio proprio, anche con le mie studentesse, le micotossine, cioè gli inquinanti molto importanti sugli alimenti da un punto di vista biologico, fatti da queste muffe che non si vedono, attenzione, non so quelle che si vedono, e che causano tanti problemi, cancro in primis. Ecco, quello sarà una cosa. Questo è importante, perché ha lanciato una seconda diretta che è sulle micotossine, quindi su questi inquinanti, anche questa è un'altra cosa che mi interessa pure a me, quindi la seguiremo con interesse. Allora, io saluto tutti voi e vi invito lunedì a seguire, riprendere la dottoressa Livia Emma.
Poi ci sarà il 10, il dottor Guidone, che parlerà dell'osteoporosi, la dottoressa Favara Salvina, che parlerà delle fermentazioni, anche quello è anche una cosa buona, perché poi molti mi fanno la domanda se i prodotti fermentati fanno bene o fanno male, ce lo spiegherà lei, ci farà anche del vedere come si fa un prodotto fermentato, glielo chiederemo in diretta. Saluto a tutti e saluto Mauro per la disponibilità. Grazie a tutti e un buon fine settimana. Buonasera, grazie a tutti.